Buongiorno a tutti. Allora, come ben sapete, ieri sera è stata presa questa nuova decisione da parte della società e è stato richiamato il mister Massimo Silva, il quale, appena interpellato dal Presidente, ha accettato subito l'incarico senza pensarci su, anche se, come poi dirà lui, stava molto a casa, si stava rilassando. Ma siamo gente di sport e di calcio e dobbiamo cercare di far di tutto per l'Ascoli. Lui ha accettato con entusiasmo perché comunque conosce il gruppo, è un gruppo che nell'anno solare ha fatto tanti punti, che ha dimostrato di essere un buon gruppo e che ce la può fare. Noi ci crediamo tutti e ci stiamo preparando per l'ennesimo miracolo. Ringraziamo il mister Pergolizzi, il quale non è stato fortunato per alcune circostanze. Considero il mister Pergolizzi un bravo professionista, un giovane preparato, ma la scossa che ci aspettavamo non è venuta da parte della squadra, vuoi perché magari non ha recepito, ma non nuove metodologie, si è parlato di nuove metodologie, non direi nuove metodologie, magari non è riuscito a trasmettere ciò che lui voleva, tant'è che abbiamo visto la squadra, soprattutto ieri, spaurita e quasi disorientata. E siamo sicuri, insomma, il Presidente in primis e col mister possa ridare entusiasmo, quella serenità che adesso manca, e anche, insomma, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, conosciamo il mister che già lo scorso anno ha fatto benissimo e gran parte anche di questo campionato, perché non dimentichiamoci che abbiamo girato a 29 punti e quindi la possibilità per farcela c'è. Certo è che l'atteggiamento di ieri della squadra non può andare così, non tanto, soprattutto perché, a parte l'aspetto proprio della partita, del gioco, l'aspetto tattico e tecnico, ma soprattutto l'aspetto motivazionale, mentale e di grinta. Una squadra che si deve salvare non può giocare senza cattiveria come è stata quella di ieri, dove non abbiamo vinto un contrasto, dove non abbiamo messo quella grinta, quella cattiveria che serve a una squadra che si deve salvare. C'è il mister a disposizione. C'è il rischio, Paolo, che questo cambio continuo possa disorientare ancora di più una squadra priva, aggiungo, di grande personalità? Credo di no, perché il mister e il gruppo già si conoscono, quindi non è che è un salto nel vuoto, è un ennesimo cambiamento totale. Sia la squadra che il mister si conoscono benissimo e credo anche che alcuni elementi di spicco e di personalità li abbiamo, soprattutto il gruppo storico, il quale è abituato a certe battaglie, e siamo sicuri che ce la giocheremo fino all'ultimo. Però devo dire che ieri, come ha detto giustamente Paolo, ieri non è che quando ho visto la chiamata proprio a casa, devo dire che stavo, che magari quella sera dell'esonero, la prima settimana da uomini di sport, fa male, no? Però passato un mese, quanto è passato? Un mese più, insomma, uno. Un mese meno. Uno si rilassa, insomma, stavo anche. Situazione qui non facile, che poi un po' si è complicata, e quindi speravo proprio di non essere richiamato, ecco, ma per il bene dell'Ascoli, che vuol dire che, no, essendo richiamato, la situazione in qualche modo, che non sta a me giudicare, cambiava, insomma, sicuramente non migliorava, perché se mi richiamano. E quindi questo, però dopo, insomma, siamo uomini, come ha detto, siamo uomini di calcio e quindi, come si dice, che si ritira dalla lotta, la situazione non è facile, però già stamattina sono entrato subito a testa bassa, c'è questa partita vicino, per programmare questa partita, ma soprattutto, appunto, e siamo qui per lottare. Poi ho sentito il profumo ancora dell'erba dello stadio e questo, insomma, è il nostro mestiere, il mio mestiere, e quindi siamo qua. È chiaro, era molto più facile stare a casa
devo dire, ma non lo dico con nota di polemica, faccio una constatazione che quando sono stato esonerato la squadra, a parte quella sera la sconfitta con la Regina, che poi rivedendo la gara fu un'autorete, poi due gol di non avevamo affatto demeritato, ma questo va a prescindere. Ma venivamo da tre partite secondo me molto buone, soprattutto di spirito di squadra, Cesena, Empoli e Castellammare, e quindi essere esonerato in quel momento chiaramente da allenatore mi era dispiaciuto molto. Però adesso questo va, eravamo anche fuori dai play-out e tutto, però questo non mi interessa, è tutto passato, siamo qui per fare il bene dell'Ascoli, ecco, cerchiamo di salvare la squadra, non sono più importante io o chi c'era prima di me, io non devo dimostrare più niente perché tanti anni di carriera ho già dimostrato, soprattutto poi qui l'anno scorso e anche in parte quest'anno come ha detto Paolo. E quindi sono qua, spero solo che la squadra recepisca il messaggio di togliersi un po' di paura che ho visto in queste partite, e un po' più di cattiveria magari, appunto come ha detto Paolo, nell'aggredire la palla eccetera, e basta, e poi ce la possiamo giocare con tutti come avevamo detto, come avevamo fatto precedentemente, insomma. Quindi ecco, io e chi c'era prima di me o altri passiamo, è l'Ascoli che conta, si deve salvare, e soprattutto è la squadra che lo deve fare. Mister, ha visto le ultime partite? Cosa c'è che non va? No, secondo me no, io non giudico, non mi permetto, non faccio, però indubbiamente un pochino di paura e insomma qualcosina meno, anche questa magari aggressività, intensità sui portatori, ecco, ho visto qualcosa di meno, può darsi che è dato dalla paura, di non fare il risultato, di cose, ecco, io mi fermo qui, poi non voglio assolutamente entrare nei particolari, non mi permetto. Però ci sono ancora tutti i presupposti per salvarsi anche senza passare per i play-out. Sì, sì, no, ma io con la Zana. Esatto, io con la squadra non ho fatto tante chiacchiere, proprio di questo ho parlato, insomma ce la possiamo fare, dobbiamo però ritrovare secondo me qualche sicurezza che la squadra aveva su certe cose, e poi insomma aspetta loro. Si può fare, però si può fare, cioè ne sono convinto, se no non sarei tornato, come ho detto si stava molto meglio a casa rilassato, con la coscienza di aver fatto sempre il massimo per la società, per la squadra. Quindi, però questo è il nostro mestiere, anche il bello certe volte fare queste lotte, queste sfide, e ci proviamo, ecco, io non è che sono il messia o niente, ci proviamo e basta. Io passo, ripeto, in questo momento passo secondo me in secondo piano, dobbiamo solo stare vicino alla squadra, io i dirigenti molto vicino, fargli ritrovare un po' di serenità e un po' di voglia veramente di poter fare il risultato. Poi ci vuole un pizzico di fortuna, perché tipo ieri, no? Insomma, hanno fatto due gol dopo che... È vero, magari il primo tempo se avessero segnato era finita il secondo, era finita la partita, che quello da 4 metri ha sbagliato un gol. Però dopo intanto la partita si era ripresa, sono stati anche un pizzico sfortunati, anche il pari poteva essere buono. Però niente, ecco, questa è una considerazione. Però ecco, ripeto, l'importante è che la squadra insomma si scrolli un po' di dosche e si prendano le loro responsabilità, e mi sembra che sia proprio ora, insomma, se le sono sempre prese, non dico di no, però nel calcio dopo conto è fare chiacchiere, un conto dopo sono i fatti sul campo. Hai, rispetto alla precedente chiamata, hai il vantaggio che non devi conoscere niente perché conosci tutto, cioè la squadra. Sì, sì, è un po' come ha detto Paolo, io penso che anche quello sia stato, perché magari prendere un altro allenatore così era veramente, come hai detto tu prima, molto complicato, perché dopo si riparte, non si conosce. No, no, io sì, sì, su certe cose, spero, su alcuni... Devo dire anche che alcuni giocatori non li ho visti benissimo rispetto magari quando c'ero io, quindi insomma cercherò di ricaricare anche qualcuno, di fare il bene della squadra, più o meno le cose le conosciamo. Ecco, dopo però sono loro
fanno in campo e bisogna fare, come io ho sempre detto, poi anche un mio credo, non so neanche da chi l'ho preso, forse io bisogna fare sul campo, no ma quello è forte, no ma quello se, no, quando entri fai, allora io vedo, il pubblico vede, tutti vedono che hai fatto una buona gara, allora se non fai, la volta dopo sei in dubbio. Io ho sempre avuto questo credo e l'ho sempre rispettato anche prima, però ecco.